È altamente simbolico il significato. Noi vorremmo fare di più, ma non riusciamo a fare di più perché non ce lo permettono. E questo è il gesto che noi abbiamo scelto per dimostrare che c'è volontà nel risolvere i problemi, ma di fatto non ci permettono di farlo. Sono le parole di Maurizio Cappiello, componente intersindacale, per spiegare come stamattina al Maschi Angioino di Napoli si sono mostrati esponenti del mondo della sanità ed associazioni di cittadini e pazienti per chiedere alle istituzioni un chiaro impegno in difesa del Servizio Sanitario Nazionale Pubblico ed evitare che si sposti troppo verso il privato. Da Bolzano a Catania le manifestazioni si sono tenute in 20 città. Il sindacalista Maurizio Cappiello spiega la protesta dal punto di vista dei medici. Facciamo fronte comune non solo con la rappresentanza dei medici ma anche con la rappresentanza dei cittadini. Questo perché noi stiamo combattendo contro un definanziamento del sistema sanitario nazionale che di fatto sta spingendo verso una deriva che va verso il privato. Noi ci uniamo oggi e speriamo che sia l'inizio di una serie di iniziative che porteremo avanti con il tempo per combattere contro la destrutturazione del sistema sanitario nazionale. Il nostro obiettivo è quello di non lasciare indietro nessuno. Noi combattiamo insieme ai cittadini, per i cittadini, affinché ci possa essere un sistema di cura universalistico e per tutti. Il problema che noi soffriamo al giorno d'oggi è che il definanziamento determina un allungamento, ad esempio, delle liste d'attesa, un allungamento di quelli che sono i tempi di attesa all'interno del pronto soccorso, una carenza di personale e di fatto non riusciamo a fornire quella qualità e quella quantità di cure così come noi vorremmo. A spiegare le esigenze dei pazienti in merito al sistema sanitario nazionale è Lorenzo Latella di Cittadinanza Attiva Campania. I cittadini svolgono il ruolo principale rispetto al sistema sanitario, sono i principali fruitori di tutti quanti i servizi che oggi sono profondamente in crisi non solo in Regione Campania ma a livello nazionale. C'è un profondo definanziamento di tutto quanto il sistema, c'è una preoccupante deriva di privatizzazione dei servizi che sta generando una serie di problemi nell'accesso alle cure e quindi una disuguaglianza di possibilità per i singoli cittadini. Noi abbiamo una ottima produzione normativa in Regione Campania che stabilisce quali devono essere i percorsi di cura dei pazienti. Purtroppo poi l'applicazione di quei percorsi a livello territoriale è molto scarsa e molto differenziata. La salute è un tema nazionale, deve essere al centro dell'agenda politica nazionale. Io vi do solo un dato, l'Italia finanzia con circa il 6% del PIL il Servizio Sanitario Nazionale, che però a livello regionale, quindi a livello territoriale dove si svolgono effettivamente le prestazioni sanitarie, rappresenta in media l'80% dei bilanci regionali.